Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi andremo a parlare della basetta AirPower. Apple purtroppo ha cancellato la sua uscita, ma andremo a vedere perché e cosa ne penso di tutto ciò. Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Allora ragazzi, in pratica nella serata di ieri, infatti non ho pubblicato assolutamente nessun articolo, l'ho fatto oggi, vi lascio il link completo qui sotto in descrizione. Apple ha annunciato ufficialmente che la basetta AirPower è stata cancellata dalla produzione mondiale. Ora, parleremo intanto delle motivazioni, parleremo della storia di questa basetta AirPower, ma iniziamo appunto parlando di ciò. Allora, io vi leggerò il comunicato ufficiale qui sul mio iPhone che praticamente ha condiviso Dan Riccio, che è appunto il vicepresidente di Apple attualmente. Ma andiamo a leggere subito cosa dice. Dice: dopo molti sforzi abbiamo concluso che la basetta AirPower non raggiunge i nostri standard, quindi ovviamente elevati come ci aspettavamo, e abbiamo annullato il progetto. Ci scusiamo per i clienti che non vedevano l'ora di assistere a questo fantastico lancio. Continuiamo a credere che il futuro sia nel mondo wireless e ci impegneremo a far progettare e progredire l'esperienza appunto d'uso wireless. Ora ragazzi, questo comunicato ci dà delle spiegazioni, diciamo, un po' blande. Ora, cosa è successo? In pratica, Apple ha presentato nel lontano 2017, lontano per modo di dire, ha presentato questa basetta AirPower con l'uscita di iPhone 8, 8 Plus ed iPhone X. Infatti, iPhone 8, 8 Plus ed iPhone X furono e sono attualmente i primi iPhone nella storia ad essere ricaricati, quindi ad avere questa possibilità di essere ricaricati tramite la basetta wireless, una qualsiasi basetta wireless. Apple, ovviamente, presentando questi prodotti, ha detto: beh, mi faccio una basetta wireless da sola, ed infatti ha fatto proprio questo, ha creato la basetta AirPower, l'ha presentata, ma questa basetta AirPower purtroppo non è mai uscita. Prima si vociferava fine 2017, poi si parlava di 2018 in generale, poi siamo arrivati al 2019 e questa basetta ancora non si è praticamente vista. Nel corso di questi anni, di questi mesi, degli ultimi mesi anche, si è parlato tantissimo di questa basetta AirPower, anche perché ragazzi, io sono molto seccato con Apple, perché sia iPhone XR, sia iPhone XS, sia iPhone XS Max, sia le nuove AirPods 2, ragazzi, hanno una dicitura che parla appunto della basetta AirPower. Questa cosa mi ha fatto un po', non lo so, storcere il naso, perché fondamentalmente, se io so, Apple, che c'è un problema a questo prodotto e molto probabilmente non uscirà mai, o comunque ancora ho difficoltà nel poterlo far uscire, non ha senso che mi inserisco nei prodotti. Cioè, ragazzi, vi faccio vedere. Allora, questo è il nuovo cofanetto delle AirPods 2. Come potete vedere, aspettate che mette un attimo a fuoco, questo è il nuovo cofanetto delle AirPods 2, versione wireless, ovviamente. Ma ragazzi, nella parte qui in basso, vi faccio vedere così, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Sì, nella parte qui in basso, come potete vedere, c'è scritto in piccolo AirPower. Cioè, ovviamente c'è la possibilità di ricaricare queste cuffiette tramite la basetta AirPower. Ora, le AirPods 2 sono uscite settimana scorsa. Apple dal 2017 lavora appunto per poter sistemare questo problema, del quale adesso parleremo. Tu perché nel 2019, dal 2017 al 2019, nel 2019 nei prodotti di quest'anno mi vai a mettere la dicitura AirPower e poi me l'annulli? Cioè, io ho delle scatole con prodotti che non usciranno mai, cioè con delle scritte di prodotti che purtroppo non usciranno mai. Questa cosa, secondo me, è l'unica pecca di tutta questa storia, perché ci sta che puoi avere un problema, non lo so, di produzione, e quindi ci sta che alla fine il prodotto non arriva sul mercato. Beh, però, da qui a avere un problema, a inserire questo prodotto in tutte le scatole, in tutte le diciture di tutti i nuovi prodotti per creare hype e poi non farlo uscire, secondo me questo è stato lo sbaglio più grande che Apple potesse fare riguardante la basetta AirPower. Cioè, so che c'è un problema, perché diavolo lo inserisco all'interno delle scatole? Cioè, questo mi sta lasciando un po' l'amaro in bocca, perché fondamentalmente sì, ci sta che non siete riusciti a riparare niente, ma non me lo mettere nelle scatole, non lo mettere nelle scatole, non mi fare capire che ancora questo prodotto è possibile che esca, perché fondamentalmente lo è appena cancellato. Ma tornando indietro, nel lontano 2018, inizio 2018, si cominciò a vociferare delle eventuali problematiche che potesse avere questa basetta AirPower, perché stesse avendo questo ritardo, eccetera, eccetera. Le fonti straniere confermarono all'epoca che
questa basetta Air Power aveva un problema sulla dissipazione del calore. Mi spiego meglio, la basetta Air Power in pratica ha un certo spessore. Questo spessore non riusciva a far dissipare il calore con tre bobine che ricaricavano tre prodotti contemporaneamente, che siano iPhone, Apple Watch o iPod con appunto la custodia di ricarica. Quindi cosa ha fatto Apple? Ha cercato di ingrandire leggermente, secondo sempre le fonti, lo spessore, cioè ha incrementato leggermente lo spessore di questa basetta Air Power cercando di soddisfare i requisiti minimi per la dissipazione del calore. L'unico problema è che a quanto pare non è mai riuscita a risolvere questa problematica, infatti il calore non ha soddisfatto, come dice Dan Riccio, i requisiti fondamentali minimi e gli standard di Apple. Come ben sappiamo, Apple detiene degli standard veramente incredibili, cioè tutti i prodotti devono essere al top prima di essere rilasciati, e questa cosa è positiva, nel senso hanno non lanciato la basetta Air Power perché non soddisfava i requisiti minimi di un prodotto Apple classico, e fin lì ci siamo, cioè assolutamente nessuno avrebbe voluto un prodotto sul mercato che potenzialmente potesse essere dannoso, esplosivo, cioè vi ricordate il Samsung Galaxy S7, no? Cioè, Apple non farebbe mai una cosa di questa, non richiamerebbe mai milioni di prodotti nel mondo solo per un difetto di fabbrica, perché fondamentalmente il problema si deve estinguere alla base. Quindi Apple ci ha provato, non è riuscita, a dare un input positivo a questa basetta Air Power. Noi rimaniamo con l'amaro in bocca, purtroppo. Io l'aspettavo tantissimo, ma soprattutto dopo l'uscita delle AirPods con il case wireless ho detto vabbè dai, ci siamo, cioè ormai non passerà molto tempo, manca qualche settimana. Ed infatti i rumors parlavano di giorno 29 come una possibile data di uscita appunto della basetta Air Power. Invece giorno 29 Apple lo ha usato proprio come giorno per dire che la basetta Air Power è stata assolutamente cancellata. Ora, la recensione di questi AirPods 2, ragazzi, arriverà la prossima settimana. Non dovrebbero esserci modifiche per quanto riguarda la recensione. Dirò solamente che non è disponibile la basetta AirPower, ma queste AirPods, come ogni iPhone che supporta la ricarica wireless, funzionano con qualsiasi basetta wireless. Quindi, fondamentalmente, la basetta wireless è un accessorio in più. C'è comunque il cavo e la stessa AirPower è un prodotto, anzi, era un prodotto comunque sempre in più, non è una cosa che tu devi avere per forza. Però ragazzi, l'hype che hanno creato dietro questo prodotto, dato che manca dal 2017, è stato veramente incredibile. Io, una grande azienda del genere non può riuscire a non creare un prodotto del genere, ma fondamentalmente non può spoilerare l'uscita di questo prodotto. Cioè nel 2017 l'errore è stato proprio questo, cioè io annuncio un prodotto senza sapere se arriverà mai nel mercato mondiale. Cioè nel 2017 Apple era a conoscenza di queste problematiche di dissipazione del calore, sicuramente sì, cioè non è che inventano un prodotto gli ingegneri e poi lo mettono sul mercato, no, fanno dei test eccetera. Quindi perché dire nel 2017 che questo prodotto sarebbe poi uscito? Non ha assolutamente senso. Poi hanno tirato per le lunghe nel 2018, vari riferimenti sul sito Apple, sparisce dal sito Apple nel 2018, riappare negli iPhone 2018 a settembre nelle confezioni di XS, XS Max ed anche XR, cioè ragazzi, riappare poi nelle AirPods. Fino a qualche settimana fa noi ce l'aspettavamo, perché queste AirPods, ripeto, sono uscite settimana scorsa, cioè due settimane fa, quindi diciamo che nessuno si aspettava la cancellazione della basetta Air Power. Tantissimi youtuber e blogger famosi del mondo tecnologico la davano proprio ormai per certa, cioè mancava pochissimo, si parlava anche del prezzo intorno ai 99 euro, quindi anche un prezzo abbastanza abbordabile per quanto sia alto per una basetta wireless, ma diciamo è comunque Apple, quindi sappiamo lo sviluppo che c'è dietro. Ma se questo sviluppo non porta a niente, questi 99 euro infatti non sono serviti a fare praticamente nulla, perché la basetta Air Power non esiste, ragazzi. Ora, cosa fare? Mi hanno chiesto un sacco di persone alternative a questa basetta Air Power. Io magari vi lascio qui sotto in descrizione qualche link per delle ottime basette wireless. È chiaro che non sono la basetta Air Power, ricaricano allo stesso modo, nel senso non cambia nulla in fattore di velocità, in fattore di sicurezza, diciamo sono sempre prodotti certificati. L'unica cosa che cambia è che nella basetta Air Power, in pratica l'iPhone principale poggiato sulla basetta faceva vedere la percentuale batteria di tutti gli altri prodotti poggiati appunto sulla basetta Air Power, quindi c'è questa piccola pecca, non si potrà verificare in questo modo la percentuale batteria di tutti i prodotti, però ragazzi ci accontentiamo, usiamo una basetta wireless
diversa, ma vi posso assicurare che conoscendo Apple, in pratica la frase finale lo dice, dice ci impegneremo a sviluppare tutta questa tecnologia del wireless perché noi puntiamo sul wireless, quindi puntando sul wireless, non dico oggi, non dico quest'anno, non dico l'anno prossimo, ma magari tra qualche anno vedremo una nuova e rinnovata basetta AirPower, finalmente, magari senza problemi e finalmente magari in commercio. Comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Io voglio sapere il vostro parere. Vi ho dato il mio, voglio sapere il vostro. Secondo voi è stato giusto da parte di Apple annullare questo progetto con queste problematiche? Ci hanno preso in giro? Non lo so. Aspettavate questa basetta? Avevate già i soldi pronti? La desideravate proprio come me? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, così almeno apriamo un dibattito pacifico e discutiamo di questa basetta AirPower che purtroppo da oggi non esiste più. Dobbiamo dimenticarci questo nome a quanto pare, ma la speranza è l'ultima a morire. Ma comunque ragazzi, io come al solito vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.